hai messo dentro uno dei pochi delle poche reti, mi dicevi, che fai durante l'anno, hai scelto una squadra importante per metterla dentro, raccontaci com'è andata. Ma niente, su un calcio d'angolo c'è stata una respinta da parte della difesa della Massese, io ero al limite dell'area e ho calciato. Destro o sinistro? Destro al volo, c'è stata una deviazione che ha lasciato il portiere un attimo fermo e la palla è andata dentro. Deviazione ma di un giocatore della Massese o di un tuo compagno? Penso di un giocatore, ma leggermente della Massese, che ha messo un po' fuori tempo il portiere, però non so, magari sarebbe entrata lo stesso la palla. Non lo sapremo mai. Lo sapremo perché abbiamo le immagini. Comunque, parlando della partita, mi sembra un risultato giusto, perché la partita è stata abbastanza equilibrata, qualche occasione per la Massese, una clamorosa nel primo tempo con la traversa, e qualche occasione anche per voi, direi, insomma, tutto sommato un 1-1 giusto. Il vostro campionato, almeno visto da fuori, è eccezionale, state veleggiando a 29 punti nella zona alta della classifica. Ti saresti aspettato questo campionato dopo la vittoria, dopo la promozione dello scorso anno? Ma sicuramente sapevamo, sì, intanto penso che oggi il pareggio sia abbastanza giusto, una partita molto equilibrata che poteva finire in una vittoria per la Massese o anche per noi, però il pareggio è giusto. A inizio anno sapevamo che la Serie D era un campionato molto difficile e ci siamo preparati bene. Poi sinceramente io sapevo, noi ci davano tutti come la vittima sacrificale, perché abbiamo preso pochi giocatori rispetto all'anno scorso, ma io sapevo che eravamo... Tra l'altro, scusami se ti interrompo, avete ceduto anche il bomber della stagione, che è un giocatore che credo sia andato a finire in Serie B, se non sbaglio. Il nostro João Lamin, che è andato al Carpi in Serie B, e siamo molto contenti per lui, il nostro bomber dell'anno scorso, sì. E abbiamo fatto qualche acquisto giusto e sapevamo che era dura, ma sicuramente non ci aspettavamo di stare in queste zone della classifica. E il nostro obiettivo era la salvezza anche dopo i play-out, ora ci troviamo nella zona alta e niente, siamo sicuramente contenti di quello che stiamo facendo. La vostra è una squadra che gioca molto in velocità, tenete sempre i ritmi alti e direi che questa è la vostra forza. Sì, sicuramente noi abbiamo un calcio un po' dispendioso, non è tanto di qualità, diciamo, tecnico, molto veloce, passaggi rapidi, sovrapposizioni, contropiedi, è abbastanza dispendioso e infatti abbiamo una rosa abbastanza ampia, perché fare 90 minuti a quei ritmi lì comunque è abbastanza faticoso. Una notazione sugli avversari, come li collochi all'interno della classifica del campionato e qual è il giocatore che ti ha impressionato di più? Ma credo che la Massese ha una rosa di tutto rispetto, credo che sia tra le tre squadre più forti, credo insieme al Gavorrano e al Savona siano le tre squadre più forti da quello che ho visto. Ma il giocatore, penso Pagano, forse il migliore della Massese, però ce ne sono talmente tanti, c'era Morini e anche Di Paola. Una serie di giocatori di qualità che pochi hanno in questi campionati, diciamo. Grazie mille anche a te.